vera perché non sappiamo sempre quando verrà nel video, mamma. Anzi, no, sì, lo sappiamo perché sono i Mulu Christmas questi, quindi alle 8:30 esce. Allora, buonasera. Buonasera, poi buongiorno perché magari c'è chi anche ci vede dopo, pomeriggio. Allora, noi ci vedete, noi vi diciamo tutto, così vi becchiamo in qualsiasi fascia oraria. Okay, mettiamola così. Perfetto. Che cosa andiamo a fare oggi? Diccelo tu, dai. Allora, oggi facciamo una video ricetta delle lasagne. Brava, lasagne come si fanno a casa nostra. Esatto. Dato che la vedete spesso e volentieri nei vlog della nostra vita quotidiana, ho pensato perché non giriamo insieme, mamme, visto che entrambe siamo appassionate di cucina. E se io sono così tanto appassionata della cucina è grazie a lei, perché grazie. Da quando sono piccola, così mi prosciugo. Che vede la mamma cucinare. Che vedo la mamma fare di tutto e di più. Poi comunque chi ci segue sul canale sa perfettamente che qui a casa da noi è un continuo pranzo, cena, colazione, è una cucina non stop. E poi un'altra piccola premessa facciamo, mami, perché sì, loro sanno che tutti i giorni con Mulu Christmas apriamo le casette, come ben sai, no? Sì. Casette, calendario dell'avvento. Esatto. Oggi sappiamo perfettamente che sarebbe il giorno di Ispari. In poche parole, oggi serve dove aprire casette e calendario dell'avvento IKEA. Ma siccome non c'è, saltiamo tutto e facciamo finta come se villaggetto delle casette nostro, sì, e calendario dell'avvento di IKEA non esiste per oggi. Okay. Poi recuperiamo nelle prossime puntate, non vi preoccupate. Oggi diamo spazio all'ambito culinario. Esatto. Che quando ci si mette a tavola ci piace a tutti, magna, come diciamo qua a Roma. Presentiamo gli ingredienti che serviranno, ma comunque sotto al primo commento e sotto nell'info box vi lascerò tutta la lista di quello che può servirvi per realizzare le lasagne, ripetiamo, come le facciamo in casa noi, poi ognuno ha la sua rivisitazione, certo, giustamente, no? Parte mia vi servirà chiaramente pasta sfoglia per lasagne. In questo caso noi ci portiamo avanti con quelle lì già pronte del banco frigo, queste sono, sì, giusto? Sì. Perché in realtà esistono anche quelle secche, ma per una nostra comodità, praticità, vi consigliamo tantissimo quelle del banco frigo, che sono fresche, sottili, buonissime. Sottili e vanno subito in forno, non serve sborlentarle. Ok, perché sì, è vero, quelle secche vanno sbollentate. No, anche prima, quelle un po' più anche spesse rispetto a queste vanno sbollentate. Sentiamo i consigli della mamma, perché queste le potete semplicemente mettere in teglia. Ok, perfetto. Poi vabbè, se anche vogliono utilizzare quelle secche, ognuno ha la preferenza. Certo. C'è anche chi le fa addirittura da zero. A volte anche noi le facciamo. Esatto, dillo, dillo. Che oggi purtroppo non c'è tanto tempo e l'abbiamo presi già. Ma sì, anche per una praticità sono molto comode. Esatto. E abbiamo pensato di fare, o meglio, faremo nella teglia che adesso vi presento, faremo uno strato con lasagne agli spinaci. Quindi vedrete uno strato verde, voilà, e uno strato di pasta sfoglia classico, questo qui all'uovo, anche l'altro all'uovo, solamente che all'interno ci sono anche gli spinaci. Poi come preferite, se volete fare solamente uno strato bianco, tutte verdi, come volete, a vostra interpretazione, giusto? Esatto, sì. Poi avrete bisogno di una teglia da forno, questa non so la misura, più o meno quanto sarà? Non lo so. 14x14, 26. Saranno 6 porzioni queste. Quindi. Sì, all'incirca queste sono 6 porzioni. Avremo bisogno, ci sono due scuole di pensiero, mami, sai perfettamente, cioè chi mette tra uno strato e l'altro la mozzarella e chi non la mette, mette direttamente la besciamella. Noi però mettiamo sia besciamella che mozzarella. Quindi vi facciamo vedere mozzarella rigorosamente per pizza, così non caccia l'acquiccia di quella, esatto, sera, giusto? Sì, sì. Mozzarella per pizza che fila, è bella asciutta, perfetta, sì, per fare queste cose. Sì. E poi avrete bisogno di pecorino o parmigiano reggiano. A parte mia gli ingredienti sono finiti, adesso mami ci presenta i suoi ingredienti, che sono quelli per realizzare un ragù da zero. Questo video, oltre a vedere l'assemblamento delle lasagne in teglia, vedrete come si fa un ragù da zero, o perlomeno come lo fa la mia mamma. Poi ognuno come sempre ha la sua ricetta, i suoi metodi, così via. Noi non vogliamo insegnare niente a nessuno. Vi facciamo vedere solamente come facciamo noi le lasagne in casa, da quando mia mamma le fa da lontano. Quando è stata la tua prima lasagna? Ancora non eravate nati. Pensate, anni 80? Dai. Forse sì, appena sì, sposata sì, con papà? Sì. Quindi 89 praticamente. Sì, esatto. Pensate voi, fatevi il conto. E poi vi farò vedere anche gli ingredienti per come fare, oltre al ragù in casa, che è un'altra cosa ragazzi, si sa, la besciamella, che è molto semplice e veloce. Poi se comunque volete comprarla già fatta, nessuno ve lo nega, per, esatto, carità. Però la mia mamma la fa sempre da zero, che è buonissima, anche molto veloce e pratica. Mostraci gli ingredienti per fare ragù e besciamella in casa, vai. Allora, per fare un buon ragù ci vuole sedano, carota e cipolla. Questo per il soffritto. Questo ci fate il soffritto. Ok. Vedete il macinato.
Il nostro è un mix manzo, vitella, maiale, poi comunque come preferite, anche qui a vostra Giusto. preferenza sempre e comunque. Poi mettete il pelato, sempre passato però, Sì, però beh, se passato. rimane anche un po' grossolano è Sì. più buono. Poi comunque se volete usare solamente la passata va E benissimo. sale. Ok. Questo per quanto riguarda il ragù e il sugo. Poi diciamo il Esatto. procedimento. Sì, poi faccio vedere tutto il tutorial dopo a Esatto. seguire. Poi per fare la besciamella bisogna prendere latte, burro, Ok, farina noce moscata. e Ok, stavo dicendo della farina che utilizziamo quella di riso perché è più leggera e anche perché in casa quella da 00 c'è finita. Vabbè, è Ci siamo uguale. resi conto che c'è finita, a volte una svista può succedere, però anche quella lì 00 va benissimo, Sì, va giusto? benissimo, come no? Ok, questi sono tutti gli ingredienti di cui avrete bisogno. Adesso non ci resta che girarci verso i fornelli che ce li abbiamo Sì, esattamente lì, e come appena vedete. E dici? andiamo a fare il procedimento per fare il ragù. Direttamente dai fornelli, abbiamo spostato l'inquadratura così vedete per bene. Abbiamo incominciato con ragù umami, giusto? Cosa Giusto. hai messo in pentola? Allora, ho soffritto Sì, carota, sedano e cipolla. cipolla, l'ho fatto soffriggere un po' con l'olio. Extravergine d'oliva. Si è appassito un po' tutti gli odori, ho messo il macinato e adesso sto Ok, cuocendo il macinato. adesso fai cuocere per bene il macinato. E poi ci mettiamo il vino, la sfumata Sfumatina di di vino. vino classica, ok. E per quanto riguarda il macinato, cottura nel senso Ben fiamma, no, cotto. sì, ok, dico fiamma medio-bassa, medio-alta, come? Bassa, non altissimo, se no Ok. brucia e non prende sapore. Ok, allora fiamma ragazzi media. E Sì. girate di tanto in tanto come sta facendo la Beh, mami. certo. Il ragù in carne sta insaporendo insieme al soffritto. Qui la mammi va a aprire con l'apribarattoli classico, Sì. antico dell'Ottocento praticamente, il Visto che viene pomodoro pelato. Natale, compratemi quello elettrico. Ok, cioè guardate, anche nei video ricette, nei video tutorial, chiamatele come volete, addirittura ne approfitta per chiedere i regali di Natale. Sei Certo. incorreggibile, sappilo. Aspetta Approfitto, che ti no? sposto l'inquadratura così sei più comoda. No, 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 va bene. Per quanto riguarda il pomodoro pelato, anche qui le quantità, le nostre sono in esubero, cioè in quantità maggiorate, perché ve l'abbiamo detto, noi Ci stiamo piace un po' facendo sugosa, la non ci quantità, piace secca nella oltretutto, lasagna. sì, anche perché la lasagna deve essere bella sugosa, ci deve essere un po' più di condimento, perché quando va nel forno poi si asciuga, Un po' giusto? asciuga, sì. Asciuga. Lo Eccolo qui. passi un po' con robot? Sì, lo passo con robot. Ragù qui pian piano sta andando e di qua vedete un'altra pentolina perché mamma farà lo stesso identico procedimento per fare le lasagne a Selvi, solamente che il sugo lo fa in separata sede, classico sughetto semplice con olio soffritto sempre, pomodoro e basilico. Basilico. Per il resto besciamella, tutto il resto sarà identico a come sono le nostre lasagne, solamente che nelle nostre lasagne ci sarà il sugo di ragù appunto. Adesso è il momento della sfumatina, bianco, Bianco, vino bianco. bianco, rigorosamente. Passate la fiamma così l'alcol evapora. Evapora, esatto. Beh, qualcosa mi sarò imparata, no? Con tutto questo tempo che cucino, che ti vedo a te, no, mami? E Rimane il sapore rimane dentro. il sapore, oltre al fatto che deve evaporare l'alcol, no? Evapora però il sapore che rimane, insomma. Beh, certo. Guardate che meraviglia, come prende forma pian piano. Una volta che il vino ha evaporato totalmente, mettiamo tutto il sugo in una volta, aggiustiamo di sale, vai. Sale. Sale. Ok. Giriamo, ovviamente. Beh, sottinteso, no? Sale e poi deve cuocere a fiamma bassa finché non si ristringe un po'. Ragù che ormai è bello che è pronto, si è ristretto, poi comunque ve lo faremo vedere in seconda sede, diciamo così, in secondo tempo più che sede. Adesso è il momento della besciamella fatta in casa. Siamo partiti come? Dici, mammi, cosa stai Allora, facciamo facendo? fondere il burro, Ok. poi mettiamo la farina Sì, la e nel farina. frattempo sta scaldando il latte con la noce moscata e un pizzico di sale. Un litro di latte ci vogliono 100 g di burro e 100 g di farina, un Perfetto. pizzico di sale e un po' di noce moscata, quella a Quanto piacere. basta? Hai Quella a visto come piacere, dice le sì. ricette? Quanto basta di Esatto. sale, spezie. Il burro deve fondere bene, tutto a fiamma, latte, questo sempre fiamma moderata. Fiamma Moderata, sì, moderata. moderata per entrambi. Aggiungiamo la farina come avevo detto. E ci aiutiamo con una frusta, vedete? Sì. Così vi aiuta anche a non creare i grumi che potrebbe succedere, Sì. ma basta comunque stare d'occhio. Sì.
Ne hai aggiunta una piccolissima quantità, come possiamo notare, impercettibile praticamente. Ecco, ora la facciamo un po' tostare. Mettiamo tutto in una volta. La quantità la facevi imbiondire appena appena e poi dopo si butta tutta quanta assieme. Sì. Ecco qui. In questo istante va abbassata la fiamma. Sì, perché sennò brucia. Girate. Molto energicamente, come si può notare dall'operazione della mami. E poi aggiungiamo un po' di latte. Che in precedenza si stava scaldando man mano. Ecco, il mitico latte dove all'interno, ripetiamo, c'è noce moscata e un po' di sale. E un pizzico di sale, esatto. Ed ecco qui, guardate, un po' di tanto in tanto. Aggiunge il latte poi tutto. La frusta. Ah, tutto in una volta poi, sì, si aggiunge poco poco e poi tutto e in una volta. Un po' mancamare, esatto. Ok. E poi finché non si addensa. Perfetto. Ve l'ho detto ragazzi, dai. È tutto sommato molto semplice. Circa 10 minuti? No, di meno. Un po' di meno? Sì. 7-8 minuti? Ma, girando di tanto in tanto, ecco come per magia la besciamella si sta addensando. 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 No, perché sarò affreddata. Perché la consistenza rimane così. Un po' morbida. Secondo sì. te la consistenza perfetta per le lasagne deve essere sì, così perché allora? Perché poi asciuga nel forno. Accettate i consigli della mamma e andate sul sicuro. Ecco qui. Guardate e che voilà, spettacolo! Per magia la besciamella è fatta. Bellissima. Non vi lascio immaginare l'odore in questa casa tra ragù, besciamella e tutto il resto. Sei pronta per unire in teglia la lasagna? È pronta. La besciamella ce l'abbiamo. Il ragù è bello che è fatto. Mozzarella tritata in precedenza. Abbiamo aperto le due sfasette di lasagna agli spinaci e quella lì normale. Non ti resta che farci vedere come si unisce il tutto in teglia. Ok. Vai, incomincia. Guardate che ragù fantastico che è venuto. Un bel sugo. Molto abbondante. Di ragù, mamma. Cioè, guardate che roba che è venuta fuori. È una cosa spettacolare. Guardate che meraviglia. Mamma mia. La lasagna bisogna abbondare, vero? Sì, se no si asciuga poco nella cottura. No, no, bisogna abbondare perché va fatta buona. Ah, sì, certo. No, pensavo dicevi abbondanza. Oh, per le qua è scappata una sfoglia. Ok, te la riposiziono io. Grazie. Poi, allora, hai messo ragù, sfoglia bianca, ragù. Bianco, ragù. Ok, dimmi se ti devo passare qualcosa. Per il momento no. Vi facciamo vedere una volta, massimo due volte, come si fanno gli strati, poi tutti gli altri sì, a impilare identici. Vale, certo. La procedura è sempre la stessa, più strati fate, più viene alta, più viene buona. Esatto. Poi anche qui, sempre comunque lo ripetiamo, è a preferenza di quanti strati vi piace, se vi piace bella alta, sì, se vi piace bassa. Ci piace circa, quanti strati fa in genere? La faccio piena, fino a qui. Ok, quindi verranno circa, secondo te, a esperienza? 4-5 strati sicuramente. Verrà un bel mattoncino. Allora. Ragù, sfoglia, ragù, poi procedi con la mozzarella, tritata in precedenza. Abbondante mozzarella. Tutto abbondante, ragazzi, non vi potete sbagliare. Besciamella. La sfoglia verde. Ok, e poi fai il primo strato con la sfoglia verde. Esatto. Perché la stai mettendo nel verso diverso rispetto a quella che mi hai messo sotto, che l'avevi messa la bianca perché così e questa così? Perché tagliandola non cade. Perché tagliandola? Non si sbraga, diciamo. Ah, ok. Capito? Quando sì, la tagli rimane netta. Rimane precisa. Pompa. Si scompone. Esatto. Si scompone, ok. Allora io faccio lo strato in un modo e lo strato in un altro. Sentite i consigli sempre comunque della mami, come fa? Esatto. E poi fare la stessa cosa anche per la bianca? No, la bianca sì, la rimetto come... Ah, la bianca, no? Ah, ok. La bianca in un modo, la verde in un altro. Ricominciate, solamente che la sfoglia, nel nostro caso vi diciamo la sfoglia bianca, poi se nel vostro caso è tutta bianca o tutta verde, l'importante sì. è che uno strato, la sfoglia va messa... Così per verticale, per orizzontale. No, per verticale, giusto. Ah, sì, va messa così, per così, sì. Una così e una così. Poi il secondo strato che fate va messo nell'altro modo. Insomma, sì. come avete visto. La rimettete così e poi la verde la rimettete nell'altro modo. Altro o magari nel vostro caso tutte e due bianche o tutte e due verdi. Ma quella è a gusto della persona. Sì, certo. Noi abbiamo fatto due colori. Oggi bicolore l'abbiamo fatta. E si ricomincia, ragù, mozzarella, besciamella, ragù, mozzarella e via discorrendo.
Una bella spolverata di parmigiano reggiano ed eccole qui belle che pronte da mettere in forno. Forno preriscaldato circa 10-15 minuti. Mamma, quanto l'hai fatto Sì, per riscaldare? Modalità ventilata a 180, no? 180. E poi una volta che si è preriscaldato, una decina, 15 minuti, sì, va benissimo. Così lo fate andare a temperatura fantastica. Dopodiché infornate, nel nostro caso abbiamo infornato due soletti perché quello è il soletto che è stato fatto identico a quell'altro, solamente che qui c'è un sugo di pomodoro semplice come avete visto sempre prima. Invece queste di qua, quelle che avete visto un istante fa, sono quelle lì con ragù. Queste sono per Selvi e queste sono per me, mamma, ovviamente. E beh, la fate. Ci mancherebbe che non se ne mangiano, ma. Sì, E certo. beh. E poi papà. Ok, allora, dopodiché, sempre modalità ventilata per 40 minuti a 180 gradi. Così si fa una bella crosticina sopra e vedremo successivamente, dopo questi 40 minuti, il Sì. risultato finale. Sono trascorsi finalmente questi mitici 40 e lunghissimi, oserei dire infiniti, quando ci sono in forno queste cose meravigliose. Le mitiche lasagne Di casa nostra. di casa Buon nostra. appetito a tutti, soprattutto a noi che finalmente se magna. E Buon beh, appetito a tutti. guardate che belle, fumanti. Non so se si vede il fumo perché sono proprio No, uscite non da un credo. istante fa dal forno. Sono eccezionali. Puoi anche avvicinarti così le fai vedere Sì, ancora meglio. ecco a voi. Metti le dosi, gli ingredienti. Vi ricordiamo che sotto al primo commento e sotto nell'info box va scritto tutto quanto per bene. A sto punto noi non ci resta che augurarvi una buona continuazione, ci vediamo domani con Monolù Christmas Day 12, 20 e 30 sempre su questi schermi, e non è detto che magari in questa sfilza di video fino al 24 dicembre non gireremo qualcos'altro, io e la mamma, magari un'altra videoricetta, vedremo che dici, cosa Se vi abbiamo ne fatto venire la fantasia di farle, fateci sapere come sono pensi? venute. Esatto, brava brava, mi hai ricordato questa cosa. In caso le rifate, taggatemi su Instagram, mi trovate sempre come Moonloom Makeup 97, mandatemi foto, così io in caso faccio vedere alla mami. E Sì. niente, e poi se vogliamo girare prossimamente altre Qualche altra cosa ve lo videoricette, facciamo sì, più sapere. che ve lo facciamo vedere, lo vedranno sul Sì, canale, ecco, lo oltretutto, vedranno in maniera certo. proprio fisica, video, Video, tutto quanto, sì. step by step. Ok, è veramente tutto, a domani 20:30 con un nuovo video. Buona serata. Ciao! Buona serata, buongiorno, perché come sempre non sappiamo quando verranno il video, mami. Vabbè. Ok, a domani, ciao!